Siamo in compagnia di Tommaso Liozzi per presentare la sua nuova fatica letteraria, Lontano da Accadia, un romanzo che parte da lontano, parte da un piccolo paese della Puglia, Accadia appunto nel 1946, e lontano arriva addirittura in Australia negli anni 70. Ecco, chiediamo all'autore come nasce, l'esigenza, il bisogno di scrivere un romanzo così poliglotta. Beh, è nata una storia che risale a non pochi anni fa, quando ero all'università. Ho fatto un'amicizia con un compagno di corso molto intimo, una di quelle amicizie che non si dimenticano. E lui ricevette da una zia nubile, ricevette una vecchia Topolino anteguerra. E la mise su, la fece aggiustare e ogni tanto scendeva giù verso la Puglia e mi chiedeva se lo volevo accompagnare. Io avevo tra l'altro dei parenti in quel periodo laggiù e lo accompagnavo volentieri. Allora si faceva la fettuccina di Terracina, si arrivava a Napoli, ci si fermava la notte, non c'erano ancora le autostrade. E una volta ritornando dalla Puglia con questa macchina, andando 40, 50, massimo 60 all'ora, mi ricordo, a un certo punto ci fermammo a un distributore per fare benzina, naturalmente, e si avvicinò un ragazzo veramente in pessime condizioni, emaciato, scalzo, con una busta in mano e ci chiese se gli davamo un passaggio verso Roma. E noi eravamo indecisi perché, sai, sempre un punto interrogativo, poi un minorenne. Comunque, su mia pressione, Franco, questo mio amico, l'ho preso a bordo e lo accompagnammo, lo lasciammo alle porte di Roma. Noi proseguimmo poi per Siena perché venivamo da Siena. Ecco, e durante il viaggio ci raccontò che lui aveva abbandonato casa per via di maltrattamenti, eccetera, eccetera, e andava a Roma in cerca di alcuni parenti che forse si sarebbero presi cura di lui. Ecco, è andato così. L'amicizia con il mio amico, per farla breve, l'amicizia con il mio amico durò anche dopo i nostri rispettivi matrimoni. Purtroppo lui alcuni anni fa morì. E quando muore un carissimo amico, lei sa bene che i ricordi, ritornano i ricordi. Ed è ritornato anche il ricordo di questo ragazzo al quale avevamo dato questo passaggio. E incominciai a chiedermi che ne sarà stato di questo ragazzo. Cosa gli sarà successo? Gli è andata bene? Gli è andata male? E tra le varie ipotesi che mi sono venute in mente, ho scelto da raccontare quella appunto che troverete nel libro che mi auguro leggerete. Allora possiamo dire che da un ricordo così intimo e dolce della propria giovinezza si accende la scintilla che illumina le vicende narrate in questo libro e soprattutto quegli straordinari personaggi che incontriamo. A questo punto, senza voler svelare nulla ai futuri lettori, possiamo dire che c'è anche molto di autobiografico in Lontano da Accadia. Sì, c'è anche C'è. l'autobiografico, però vorrei dire che ecco, uno dei temi più importanti, diciamo che più emergono da questo romanzo è appunto l'amicizia. L'amicizia che io avevo con il mio amico e l'amicizia che Silvano, il protagonista del racconto, che poi cresce naturalmente, che Silvano stabilisce particolarmente con un clochard, che finisce col diventare come il suo secondo padre e lo aiuta. E diciamo che forse, anzi senz'altro, è lui che condiziona il suo brillante futuro. Amicizia, coraggio, lealtà, solidarietà umana sono
dei valori talmente presenti nel libro che sembrano quasi dei personaggi essi stessi, questi stessi, camminano sulle gambe dei protagonisti, ma determinano la vicenda narrata nel libro. È un libro, oserei dire, sul coraggio. Sì, sì, coraggio. Il coraggio nel libro è, diciamo che diversi personaggi, almeno tre di essi, si aggrappano sempre al coraggio in situazioni di particolare difficoltà come unica speranza. Pensiamo al coraggio, per esempio, che ha avuto questo ragazzo appena undicenne di abbandonare casa per avventurarsi in una Roma post-bellica della quale non conosceva nulla e dove si augurava di poter incontrare un suo parente. E pensiamo al coraggio anche, al coraggio che ha avuto il clochard di abbandonare una vita piuttosto agiata per finire per seguire una vita da strada chiedendo l'elemosina. Può venire ancora qualche altro esempio. E pensiamo al coraggio che ha avuto Fred, il marito diciamo della donna che Silvano finirà con la mare, e il coraggio che ha avuto di buttarsi nell'oceano indiano per andare in soccorso di una ragazza che non aveva sentito l'avvertimento che uno squalo si stava avvicinando. Insomma, il coraggio direi che è un po' uno dei motori della narrazione, così come del resto il coraggio è uno dei motori del mondo, direi. Da principio, da valore, si trasforma in un messaggio. Se proprio volessimo, anche forzatamente, trarre da tutto il libro un solo messaggio, è proprio quello del coraggio. Del coraggio e della solidarietà. E della solidarietà. E dell'amicizia, vorrei aggiungere. Sì. I valori universali, anche per questo hanno nel libro, ho cercato di dare un'ambientazione geografica ampia, la Puglia, Roma, l'Australia, c'è qualche punto anche in Cina e qualche punto in Sud America. E i valori sono gli stessi nel 1946, negli anni 70, sì. Sono valori universali. Valori